Wella ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qui su Minecraft raga. Come sempre inizio il gameplay, intanto che vado un attimo a dormire, ricordandovi che in descrizione potete trovare un link raga che vi permette di comprare questo e tantissimi altri videogiochi. Vi ricordo anche raga che in descrizione trovate i miei canali social. Se vi interessa mi potete trovare in live dalle ore 21 in poi su Twitch. E ultima cosa raga, se vi iscrivete al mio canale ricordatevi di attivare la campanellina, così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video. Allora ragazzuoli, dunque, nello scorso gameplay abbiamo, diciamo, ultimato la diga. Beh, ancora diciamo che qui c'è da fare qualcosa ovviamente, manca la strada, manca un qualcosa per attraversare. Perché da questa parte noi abbiamo il trattore. Dovrei fare effettivamente una fattoria da qualche parte. Ma comunque insomma, qui raga ci abbiamo la diga, che devo dire è venuta niente male. Sapete cosa ho dimenticato però? Ho dimenticato le cosiddette paratie. Ah, il problema è che la porta vuole essere messa proprio per terra. Diciamo che in questo modo però l'acqua non scorre. Ok. Chiaramente al centro acqua non ce n'è, ma non è che si nota. Non si nota, quindi... Aspetta, ma qui l'acqua si è allargata? Vabbè, fa niente, dai. Vediamo, raga. Ok, e difatti... è ristagnante. Allora il discorso qual è? Che si mette così e si mette così. E quindi abbiamo due bellissime pale, che però ovviamente non girano perché l'acqua non scorre. Comunque ho risolto un po' che stavo un po' a scattare il gioco, vero raga? Avevo dimenticato la visuale lontana per fare... La foto qua sotto. Avevo messo la visuale molto lontana per vedere anche la montagna. Ecco perché stavo un pochettino ad andare male il gioco. Andavo un po' a scatti. Mo è fluido. Meno male che me sono ricordato. Mi sembrava strano che un pochettino scatticchiava. Va bene, allora a questo punto ci mettiamo... un bel palo. Beh, io direi che posso anche allontanarmi un po', tanto. Ok, perché in pratica voglio connettere adesso lui qui e poi insomma dobbiamo andare qua sotto. Accidenti, e mo sto palo dove lo metto? Perché è un bel problema. Ma non credo che... No, può essere... Ma non credo che ci arriviamo. Vediamo se almeno mi può... Ecco che si mette pure a piovere. Ok, almeno qua mi sono potuto collegare. Ci vuole un altro palo, in modo tale che ci colleghiamo qui e poi lì. Pure che i pannelli... Tanto i pannelli lì dovrebbero andare bene. Qui poi c'è da sistemare... mezzo, ma che poi di la verità questo è da smontare. Questo qui è da smontare. Ora poi vedremo come famo. Famola così. Qua ci mettiamo il palo. Sopra ci mettiamo lui. E vediamo se ci possiamo collegare. Ok, va bene, fattibile. Ok. Perfetto, ora dove pigliare la corrente qua. Difatti. Addirittura forse che la piglio pure qua la corrente mo. Ovviamente, però questi non girano. Questi non girano perché ovviamente c'è il discorso. Andiamo a dormire, va, così almeno smette di piovere che mi rompe le balle. Comunque c'è il discorso che mo dobbiamo far girare l'acqua. Mi sta venendo in mente una piccola idea, ma è un'idea che non so se può funzionare.
Lo andiamo a mettere qua. Ovviamente dici no, Nick, ma te così non puoi piazzare questa. È vero. Però, se io qui rompo, diciamo, ok, così. Ecco, vedi che già l'acqua comunque si sente come che gira, no? Almeno girava, va bene. Dunque. Ovviamente l'acqua non sta girando, però aspetta. Ok, l'acqua non gira. Però se io adesso un attimino vado qua sotto, dovrei trovare proprio queste pale. Ok? Allora mi sta venendo in mente un'idea. E se l'acqua che scorre la mettiamo qua sotto che non si vede? Meglio. Ok. Almeno un po' gira. Ovviamente non è molto potente. Gira lento, produce poca corrente. Ma ve l'ho detto, raga, è per estetica che lo facciamo. A posto. Oh, ora sì che è bello perché almeno non abbiamo rovinato l'estetica e potrei anche metterne tantissimi di questi. Man mano non dovrei avere problemi. Al massimo bisogna fare qualche sistemazione con i cavi in alto voltaggio. Anche se, ripeto, la corrente prodotta è piccolissima. Non è che conviene tanto per quello. È tanto perché è fico. Allora, volendo, non lo so, e più che altro sono le pale il problema, perché la dinamo a crea anzi, più che crearla, me la faccio dare. Difatti, qual è il problema? La dinamo non è un problema. Il vero problema sono quelle pale. Il vero problema sono quelle pale. Poi per il resto è una cavolata. Allora, a me servirebbe, se ne vogliamo mettere altre due, questi qui. Connector, ma soprattutto il vero problema so quelle pale wheel. Era wheel? Sì. Oh, sì, che ce ne vogliono 24 di questi. E mo dove piglio? Perché e devo andare di nuovo. Ok. Dobbiamo andare un'altra volta di là e dobbiamo fare a rottura di balle quella è. E dobbiamo fare sta roba. L'unica vera scocciatura è che dobbiamo creare questi legnetti. Perché poi per il resto è una cavolata. Dai, scendi. Allora, dammi tre parole. Allora, questi vanno messi qui. E mo' di nuovo, raga, con sti secchietti a fare sti cosetti. Ok, ragazzi, allora dovrei avere tutto. Dunque, dobbiamo piazzarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Direi che già vado a mettere questo con questo. Andiamo a mettere questo con questo. Perfetto. Dobbiamo poi scavare 1, 2, 3, 1, 2. Perfetto. Così, ormai che ho preso la mano, so quello che devo fare. A posto. Vedete come l'ho fatto? È perfetto. Praticamente tutte e quattro si collegano in pratica a questo e poi questo manda la corrente al trasformatore e dal trasformatore in alto voltaggio la mandiamo a casa. Perché in basso voltaggio ovviamente. In basso voltaggio non va bene.
Già produce poco, se poi mandiamo la corrente su in basso voltaggio non arriva praticamente niente. Allora, ma che è qua sotto? Mi mette paura, cavolo, non si vede niente. Oh, c'è uno là sotto, quello mi direi frecce, mo. Non è molto simpatico. C'è un tiratore scelto. Cornuto! Ah sì! Ah sì! A te pare che solo tu puoi tirare lontano! Cornuto! Muori. A posto, tiratore scelto, mi è andato a farsi benedire. Allora, e ci rimane il problema dell'acqua qua. Ok, mi resta un problema dell'acqua. E vabbè, mo lo risolviamo. Allora, intanto, come famo qua? Più o meno fino a qua direi che va bene. Ormai tanto ho capito il trucchetto, quindi tutti questi problemi non me li voglio proprio fare. Allora, ok, dobbiamo andare a prendere acqua. Allora, raga, e questa è l'ultima acqua che ci vado a mettere. Dopodiché, oh, dove arriva, arriva. Buona. Ok. Mo' io qua semplicemente, vabbè, tappo in caso che devo venire qui a fare qualche cosa. E come faccio a ricordarmi che l'ingresso è qua sotto? E che ci metto? Ci metto un blocco di terra in più, per ora. Allora, ragazzuoli, ce l'abbiamo. Non produce granché come corrente, però almeno ce l'abbiamo. Direi che è meglio di niente. Cioè, comunque è per una questione estetica. Poi in futuro, se voglio, posso metterne altri. Però, ripeto, non è che produce granché in termini di corrente elettrica. Però, oh, è bello da vedere alla fine, no? Voglio dire. Ci abbiamo la diga, ci abbiamo i generatori idroelettrici. Ma va bene. Vabbè, anzi, forse se ne metto troppi è pure brutto da vedere. E invece così è ok. Famo finta che producono tantissimo. Facciamo finta, anche se non è così. Ma tanto la corrente a me a casa non manca, quindi non vedo perché devo impazzire per produrre 50 di corrente in più che non mi cambia niente, quindi meglio che ci applichiamo piuttosto magari più avanti, se vogliamo, sempre per quanto riguarda la corrente. Magari più avanti proviamo questo Solar Tower, che magari è più fico. Magari applichiamo il nostro tempo a quello successivamente. Allora, intanto alla fine la corrente ne abbiamo così tanta che neanche, non la stiamo neanche sfruttando granché. Vabbè, ragazzuoli, io concludo perché il tempo è finito. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Come sempre, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.